siamo qui davanti a un'altra volta all'ospedale Gualtiero di Sacco, una rappresentanza di lavoratrici e lavoratori degli ospedali qua di Piove e di Schiavonia, e il motivo oggi è legato al rinnovo del contratto nazionale. Oggi è stato proclamato uno sciopero nazionale in tutto il settore delle pulizie. Si è aggravato ulteriormente con la questione anche del Covid, è che è aumentato il lavoro, si è dovuto appunto procedere con tutta la questione, la vestizione, smestizione, fare le sanificazioni, tutto quello che comporta la maggiore attenzione nell'andare a fare il lavoro che serve fare oggi per garantire in modo che vigilare sanitaria vengano mantenute, che quindi tutta la procedura dei tamponi non sia una cosa estemporanea che si ferma all'oggi, ma che abbia una continuità e che abbia una cadenza per i mesi a venire, insomma. Questo per la sicurezza nostra, dei nostri familiari, ma anche dell'utenza di tutto l'ospedale, e credo che sia un fattore importante. Oggi siamo qui per il rinnovo del contratto, che, come anticipava Gianni, siamo di fronte a un contratto bloccato da 7 anni, 7 euro l'ora lordi, che è veramente fare il calcolo, no, della retribuzione netta diventa veramente una miseria. Per il tipo di lavoro anche che facciamo noi, in particolare negli ospedali, insomma, come abbiamo ribadito più volte, il rischio c'è, e come abbiamo detto anche in altre occasioni, sarebbe opportuno che con lo stesso rischio gli stessi diritti, ma anche lo stesso salario. Di fatto siamo come un organico generale dell'azienda. Quanto riguarda il contratto, cosa ci puoi dire? Quanto riguarda il contratto, noi abbiamo un contratto da fame, perché ormai è scaduto da tantissimi anni e praticamente noi continuiamo a lavorare, anche soprattutto in questo periodo, perché noi stiamo facendo pulizie, tra virgolette, noi non siamo stati addestrati per fare questo tipo di lavoro. È successo sta pandemia che noi ci siamo trovate dentro, e ovviamente con le paure, perché cioè non è una cosa così da tutti i giorni lavorare su ambienti così. Dal punto di vista economico, cioè stessi soldi. Tanto è vero, anche mesi e mesi fa Zaia, su un'intervista che ha fatto alla sua solita conferenza stampa che fa sempre dalla Protezione Civile ogni giorno, aveva detto che per tutti i lavoratori, medici, infermieri, che hanno lavorato in periodo di Covid, hanno dato un incentivo regionale, ma aveva anche detto non ci sono solo i medici, infermieri, ci sono anche le donne delle pulizie, che hanno dato il loro prezioso lavoro. A tutt'ora noi non abbiamo visto niente. Come è aumentato il lavoro col Covid? Allora, il lavoro è aumentato moltissimo, anche perché prima facevamo praticamente un ripasso e poi il pomeriggio facevamo le pulizie d'agenzia normale. Con il Covid si fa doppio passaggio, praticamente si fa pulizie sia il mattino che il pomeriggio. Quindi le persone che entrano nei reparti Covid, oltre devono essere tutte bardate, tutte vestite, e in più c'è il discorso del doppio passaggio sulle pulizie, che attualmente con la prima pandemia c'era che tu facevi la spolveratura normale, poi facevi un'altra spolveratura con succhialo di Angisapril, e quindi là il tempo, c'era più tempo. In effetti avevano dato, sui reparti di degenza ci sto parlando, 4 ore con la prima pandemia. Adesso è successo che siamo ripartiti un'altra volta con il Covid, allora sui reparti di degenza hanno continuato a lasciare le ore come c'erano prima, 3 ore o 2 ore e mezza sui reparti normali.
Noi abbiamo detto non esiste lo stesso tempo che avevamo prima. Quindi l'unico tempo che ci hanno dato in più, ci hanno dato mezz'ora in più per ogni reparto per il discorso della vestizione e svestizione. E il doppio passaggio attualmente è stato eliminato, si fa solo sulle maniglie delle porte. In quanto riguarda le mascherine, visere, tutte le attrezzature per... Allora, noi praticamente il discorso è che ogni giorno quando arriviamo a lavoro non sappiamo mai con che materiale. Noi non mettiamo in discussione che sia idoneo o non idoneo, che sia certificato, però ogni giorno abbiamo materiale diverso. Lo stesso materiale non è il materiale che i DP che usano i dipendenti ULS, perché attualmente ci stanno dando dei camici protettivi che tu quando esci da là hai acqua che ti sgronda, cioè praticamente sono impermeabili, e stare 3-4 ore con un camice del genere, cioè vieni fuori che sei distrutta. Una roba qua. Dopo l'ultima cosa, allora noi è una battaglia che è sta roba delle mascherine. Allora, fino a un mese fa loro ci davano ogni giorno una mascherina chirurgica come questa, tranne chi va dentro i reparti Covid gli danno la mascherina FP2 insieme a tutto il vestiario. Da 15 giorni a questa parte, anche di più, Coop Service praticamente ha introdotto le mascherine lavabili. Quindi ci ha dato a ogni lavoratore 3 mascherine lavabili che noi dobbiamo portarsele a casa e lavarle. Loro dicono che sono mascherine idonee, per carità, sono mascherine certificate, però secondo noi non sono mascherine idonee per lavorare in un ospedale e soprattutto un ospedale che ormai l'ospedale di Schiavonia è diventato ospedale Covid. Attendiamo delle risposte rispetto a queste cose qua, insomma. Io personalmente mi rifiuto, io continuo a usare la mia mascherina chirurgica. Mi manderanno la lettera perché loro ovviamente minacciano le persone, se non ti metti questo ODP fornito dall'azienda tu hai l'obbligo di indossarlo, se ti rifiuti ti mandiamo la lettera, risponderemo anche a questo. Senti, in base ai periodi, quando, però insomma dai 1000 euro in su, anche 2000 euro ai medici che da noi non ne nega mai da niente, questo parecchie volte che abbiamo fatto anche articoli noi sul giornale, abbiamo ribadito sta roba qua, comunicato, non si è mai venuto fuori niente. Noi abbiamo chiesto anche a Coop Service, però ovviamente niente, non se ne parla, no, non so.